Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. La ROM Candy Six Marshmallow è stata una delle prime ASP che ho provato sul G4. Sono passati vari mesi, quindi si è aggiornato. Infatti in questo video scopriremo la nuova versione, però dopo la intro. Eccoci qua davanti alla nostra Candy Six. Vediamo le info sul dispositivo. Come vedete è LG G4, Android 6.01, la versione della ROM è di agosto e quindi ha le patch di sicurezza di luglio. Però comunque è abbastanza aggiornata e se la cava bene, non ho cambiato nessun tipo di kernel, anche perché mi sembra che questa ROM, ecco qua infatti, ha un kernel speciale fatto apposta che si chiama Candy Maker, che mi sembra che si può anche flashare su altre ROM, ovviamente Marshmallow in questo caso. Vediamo subito le info sul dispositivo. Candy Interface, vedete qua, possiamo cambiare le animazioni in tutto e per tutto, quindi è positivo. Upper Circle Sidebar è quel menu lì che non è che va benissimo, vedete questo qui che sì, può servire, però alla fine a me dà fastidio. Poi i pulsanti, in questo caso solo quelli del volume, si possono personalizzare, ci sono poche impostazioni in questo caso. Poi abbiamo display qua con il livello di luminosità, il tema, vedete c'è automatico, chiaro e scuro, vedete adesso c'è quello scuro, ecco infatti qua adesso si sta riavviando un po', però vedete è diventato in pochissimo tempo chiaro, lascio chiaro che magari è più luminoso per il video. Poi si può impostare la rotazione automatica, le solite cose come trasmetti, poi vabbè si possono personalizzare un po' di più i tile, come il modo in cui vengono visualizzati, la densità LCD, advanced dose solleva per riattivare, poi prevent accidental wake up plug e altre eccetera eccetera. Poi gesture più o meno le solite, c'è anche qualcosa sulla nave bar, poi battery bar qua nulla di speciale, lock screen solite impostazioni come i pulsanti, l'equalizzatore musicale, personalizzare la nave bar, c'è infatti qua buttons e come vedete si possono aggiungere, personalizzare, infatti è una ROM piuttosto personalizzabile. Poi abbiamo anche notification panel e quick setting che si possono personalizzare come le notifiche espanse eccetera. Poi audio e notifiche, il power menu che si personalizza da qua. Ci sono vari comandi, il riavvio avanzato mi sembra che è integrato perché non l'ho abilitato personalmente. Poi clear all buttons, full screen, slim recent, status bar, qua l'icona dell'operatore, le icone varie, insomma, vedete, sto sempre uscendo dalle impostazioni per sbaglio, però comunque la ROM è buona. Ecco qua, vedete, poi substratum per applicare i temi, vedete, è abbastanza veloce anche a caricarsi, perché qua non c'è il theme engine, ma c'è questo che comunque funziona bene. Ed è una buona alternativa alla, se non vedete qua i permessi vari, e come vedete abbiamo, ecco qua lo richiede ancora, ci sono varie impostazioni, quindi come vedete comunque funziona bene. Poi che aiuto per personalizzare il kernel, infatti che è già modificato dall'autore della ROM, quindi si può personalizzare un po' anche se il G4 non ne ha particolarmente bisogno. Come launcher abbiamo launcher 3 con le solite impostazioni che vedremo dopo. C'è qua i consumi, comunque oggi le ho dato una piccola ricarica, il segnatore 55, comunque dura circa 2-3 ore di batteria, di uso soprattutto wifi. Sicurezza, solite cose eccetera eccetera, vedete nulla di eccezionale, però comunque personalizzabile. Poi gira bene il launcher solito con rotazione, nessun altro tipo di personalizzazione,
funziona il Bluetooth e funziona anche l'applicazione Moveband e l'Activity Tracker di Alcatel, che mi hanno regalato all'evento. Vi ricordo di guardare il video. Poi le altre applicazioni sono stesse, a parte il browser che è vecchissimo. Poi invece Galleria è stata un po' temata, poi la fotocamera funziona bene, vedete. Qua ho fatto anche un video per il canale. Quindi in conclusione, quest'arm ve la consiglio, gira bene, abbastanza personalizzabile, è una AOSP valida. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, nel caso mettete mi piace, commentate e condividete. E ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island, ciao!